Ciao a tutti, oggi faremo un macaron in fimo. Allora, è abbastanza semplice da fare e potete benissimo farlo anche per esempio con il DAS. Basta fare tutti i passaggi e poi colorarlo alla fine. Comunque, cominciamo subito. Ci servirà il colore del macaron e il colore del ripieno anche. E poi lo stuzzichino e qualcosa per appiattire. Ok, allora. Cominciamo subito facendo due palline uguali dello stesso colore. Io ho fatto queste dimensioni, ma va bene qualsiasi dimensione. Facciamo delle belle palline. Una volta fatta la nostra pallina, dobbiamo andare a schiacciarla, però non deve essere piattissima. Ci aiutiamo un po' con un mattarello. Solo per l'inizio, mi raccomando. E sì, ma ho il mattarello un po' zozzo. Ok. E poi dobbiamo arrotondarlo un pochino. Vedete? Io ho mischiato prima il marrone e poi l'azzurro, quindi il mio è abbastanza. Ha delle sfumature marroni, diciamo. Ok. Una volta fatto questo, lo andiamo a fare anche nell'altra pallina. Devono essere proprio il più simile possibile. Più simile possibile, simile possibile. E quindi adesso lo faccio anche da questa parte. Ed ecco qui le mie parti del macaron. Ora dobbiamo usare lo stuzzichino e sotto, vedete che è abbastanza altino, sotto dobbiamo andare a rompere il fimo, come proprio fare la texture del biscottino. Così. Mi raccomando, solo in basso. In questo modo. E ovviamente poi dovremo farlo anche nell'altro biscottino. E quindi adesso andiamo avanti pian piano a rompere il nostro biscottino. Ed ecco qui i miei biscottini tutti belli puntineggiati. Ok, e abbiamo quasi finito, perché comunque la parte più lunga è appunto rompere il fimo sui lati. Adesso andiamo a prendere il nostro ripieno, ne prendiamo un pezzo e dobbiamo fare la pallina. Poi naturalmente, cioè, le dimensioni stanno a voi. Io ho preso queste misure così. Ok, poi dobbiamo stenderlo, 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 stenderlo. Una volta steso, dobbiamo girare il biscottino, mettere che il mio ripieno che è tutto sozzo, ma facciamo finta di niente. E mi sa che verrà anche bello altino mio. Sì, ok. E poi mettiamo la parte sopra. Premiamo leggermente. Ok. E guardate che bel biscottone che è venuto. Ok, c'è una macchiolina, ma adesso la nascondiamo. Ora voglio metterci un tocchellino di classe, quindi vado a prendere un pezzettino del ripieno che ho fatto, lo stendo un pochino, poi sì, così, prendo il cuoricino e lo metto sopra. E guardate quanto è carino! Ok, e niente, quindi adesso abbiamo fatto il nostro biscottino e se volete potete metterci dentro un chiodino, così potete fare il portachiavi, il ciondolo, se li fate più piccolini potete fare gli orecchini e niente, e voilà, questo è il metodo che uso io per fare i macaron. Devo dire che mi è piaciuto anche bello grosso questo.
E niente, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, soprattutto se questo video vi è stato utile. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!